Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Poderak Games. Allora, oggi siamo su Bus Driver Simulator. No, in realtà è Bus Driver della SCS Software. Si tratta di un gioco che non molti conoscono perché ha ben 10 anni, è uscito nel 2007. Voi dite, ma perché stai giocando a un gioco così vecchio? Allora, a parte il fatto che comunque è ancora giocabile, mi piace, è uno dei classici stili SCS Software che mi piacciono. Poi non costava tanto, dato che comunque, la SCS Software mi ha dato un pacchetto dove ci sono tutti i loro giochi, vecchi e nuovi. E non costa neanche tanto sto pacchetto. Magari vi lascerò qui sotto in descrizione. C'era pure sto gioco, allora ho detto, dai, facciamoci un gameplay. E fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Allora, ci sono vari autobus all'inizio, gli altri sono da sbloccare. Ci sono vari tragitti. Io direi di fare questo qui, un classico autobus, facciamo play e vediamo un po' com'è questo gioco. Vediamo anche il vecchio stile della SCS Software. Ed eccolo qui. Non ci si può muovere con il mouse, bisogna accontentarsi di questa visuale, se non sbaglio. 3, 1, 2, no, 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 non c'è nient'altro. Perfetto. E prendiamo le prime persone. In realtà è anche in italiano sto gioco. Io non so perché Steam me lo avvia inglese. Ok, seguiamo la mappina lì in basso a sinistra che ci spiega come fare. Allora, qui non funziona a soldi. In pratica dobbiamo semplicemente fare il lavoro di autisti per bene, senza fare incidenti, senza fare niente. E più lavoriamo bene, più bonus ci danno. Ovviamente se freniamo troppo, facciamo incidenti o robe così, ci penalizza. E ad esempio sto andando sul marciapiede e rischio di essere penalizzato. Ecco, adesso in teoria sono già in ritardo di 3 secondi. Bene, iniziamo benissimo. Facciamo la freccia, non freniamo troppo. Perfetto. Prendiamo persone, gente che se ne va, gente che sale. Perfetto, possiamo andare. Vediamo se la prossima fermata la riesco a fare senza alcun problema. Passa questo? Ah no, c'è il semaforo. Oh cavolo, c'è il semaforo. C'è il semaforo verde. Bella, guardate come partono veloci qua. Facciamo la curva, ci dà un botto di bonus. Ok, ottimo. Come penalità 10, che ho fatto? Non vorrei superare i limiti di velocità, ecco, anche quelli sono da rispettare, altrimenti ci penalizza. Tra 10 secondi dobbiamo essere alla fermata. Vediamo se ce la facciamo. No, non ce la facciamo, però dai, non siamo sempre in ritardo. Penalità out of lane, use blinkers. Ah, in quel senso. Ah, no, ho sbagliato. Ah! Ah però è intelligente il gioco, eh. Cominciamo a frenare. Perfetto. Ah, è carina come grafica, eh. Possiamo andare? Mazza quanta gente abbiamo. A posto. Partiamo, facciamo la freccia a sinistra. Ci si apre anche lo sportello. Come bonus per Fortunas. Siamo a buon risultato, non siamo in negativo perlomeno. Rallentiamo, che diventa rosso, non freniamo troppo. Eh no, qua devo frenare troppo. Ecco, avete visto, ho frenato troppo e quindi mi hanno, diciamo, penalizzato. Penalità 200, forse perché sono partito con il rosso. Speriamo di recuperare e di non andare in debito. Ok, ci sono. Oh, se ne stanno andando tutti. Gente che sale, gente che scende. 16 persone stiamo trasportando. La grafica, dai, non è malissimo per essere un gioco del 2007. Quasi quasi, ragazzi, provo anche Euro Truck Simulator 1 per vedere il grosso cambiamento che hanno fatto. Cambiamo.
Corsia, così si danno un po' di bonus. Eccolo lì. Ah, quindi io se cambio in continuazione corsia, mi danno punti. E adesso torno di qua, mi danno un punto? No. Ma non mi danno punti. Tra 1 minuto e 25 devo essere alla prossima fermata. Autobus giallo. Vado velocissimo. Non so il limite qua quant'è. Sicuro che mi farà una multa per il limite di velocità. Che non vorrei correre troppo, ecco, è questo il problema. Non so se fare curve troppo veloci mi penalizzano, no. Ottimo. Devo mantenere anche una corsia e non fare incidenti. Oh oh. Ecco. Ho perso tutti i punti che ho guadagnato. E no, più che altro il freno qua non si capisce tantissimo. Dai, 100 punti, non è malissimo. Ma devo uscire io tra poco? Non devo fare altre penalità perché altrimenti è un disastro. Ok, ci stiamo avvicinando all'altra fermata e ci stanno un po' penalizzando. Lo sai, vedete qual è il brutto? Che non riesco a vedere le macchine davanti. Mi dimentico di fare la freccia sempre. Ma io scusi, se faccio la freccia così, no? Mi dai bonus, guardate, adesso torno di qua. Adesso torno di là. Oh no, però qua adesso ho una fermata, se non sbaglio. Perfetto, un'altra fermata, raga. Non corriamo troppo, sennò qua si lamentano. 1 minuto di ritardo. Azza. Se ne stanno andando tutti, forse è capolinea. A posto, finito, raga. Dai, non è malissimo come inizio. Abbiamo fatto uno score 181. Mazzo, quante penalità. E là, ci stanno fischiando. Stanno dicendo che siamo bravissimi. A posto, Poderak. A posto, raga. Allora, spero che questo primo gameplay vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascerò qui sotto il link per poter acquistare questo gioco. Non costa, non costa niente, dato che comunque è un gioco che è uscito da un bel po'. Fatemi sapere con un like che cosa ne pensate. Iscrivetevi per rimanere aggiornati sui prossimi video. Seguitemi nei vari social network che trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!